sul prugno c'è ancora qualche bella prugna da raccogliere. Ne abbiamo già raccolti diversi chili. Queste sono un po' le ultime rimaste, per cui approfittiamone. Sono buonissime e dolcissime. Allora adesso voglio portare queste bellissime prugne alla Barbarina e vediamo che cosa ci fa. Un'idea ce l'avrei, sono meravigliose e le portiamo subito. Amore, guarda cosa ti ho portato. Urca, wow, un'altra super porzione di prugne. Sì. Cavoli, siamo proprio fortunati quest'anno, vero? Scommetto che ci vuoi fare un dolce. Anche due. Mi verrebbe voglia, pure dai, scegli te. Ho una bella torta rovesciata. Ah, è vero. O una bella crostata. Può essere un'idea. Va bene, se mi giro la birla, lo faccio. Hai trovato una pera, Nicar? Buona? Ed eccoci qua, io e Nicar abbiamo deciso di realizzare la torta rovesciata. Perché? Perché è davvero versatile e semplicissima da fare, perfetta quando si ha poco tempo. Per questa ricetta noi usiamo le prugne perché ne abbiamo molte a disposizione, ma è importante sapere che potete usare qualsiasi tipo di frutta, sia la frutta fresca, come mele, pere, albicocche, pesche, quello che vi va insomma, oppure se avete anche della frutta sciroppata, beh, potete usare benissimo anche quella. Nella ricetta vedrete che una parte di prugne la metteremo sul fondo della tortiera e una parte invece la frulliamo e la metteremo nell'impasto. Beh, se voi non avete abbastanza frutta da frullare e mettere nell'impasto, potete sostituire quella parte di frutta con due cucchiai di yogurt vegetale oppure, perché no, anche con due cucchiai di marmellata. Noi è anche già successo di far così. È un impasto estremamente versatile, quindi potete davvero giocarci dentro e sbizzarrirvi anche con la parte più creativa. L'unica cosa da non toccare sono le proporzioni tra gli ingredienti secchi e gli ingredienti liquidi. Ora non ci resta altro da fare che mettere il grembiule, se ne avete voglia, ve lo consiglio, e andare in cucina. Ed ecco qua tutti gli ingredienti da preparare. 100 g di farina di riso. 100 g di farina di grano saraceno, circa 20 prugne, di cui più o meno 2 terzi andranno frullati per ridurli in purea, 40 g di fecola di patate, 70 g di farina di mandorle, 50 g di zucchero di canna, 70 g di olio di girasole, 200 g di latte vegetale e per finire una bustina di lievito per dolci. Cominciate con il preriscaldare il forno a 180 gradi. Ora prendete uno stampo per torte, noi abbiamo usato quello a cerniera, rivestitelo con la carta da forno e disponete la frutta sul fondo, così come abbiamo fatto noi. Ora prendete una ciotola e mischiate tutti gli ingredienti secchi. Aggiungete in modo graduale il latte e poi fate lo stesso anche con l'olio. Aggiungete sempre poco per volta. Quando il composto risulta ben amalgamato, aggiungete anche la purea di frutta. A questo punto siete pronti per versare il composto nella tortiera. State attenti a non muovere troppo le prugne che avete già messo sul fondo.
Livellate bene tutto l'impasto col dorso di un cucchiaio. Se necessario, qualche colpo sul tavolo vi aiuterà a far scendere il composto tra una pruna e l'altra. A questo punto mettete la tortiera nel forno preriscaldato per circa 35-40 minuti. Bene, ora che sono passati i 35-40 minuti potete tirar fuori la torta dal forno e lasciatela raffreddare per circa 10-15 minuti. Ora che la torta è un po' raffreddata, siete pronti per il momento clou, ovvero rovesciare la torta. Trovate la vostra tecnica personale, noi abbiamo usato questa. 1, 2, 3 e voilà! La torta è rovesciata! Il risultato non è esattamente come mi esce di solito. L'impasto ha coperto un pochettino le prugne, ma vi garantisco che è sempre ottimo. Questa torta alle prugne è davvero un dolce molto versatile, perché l'impasto potete usarlo anche per fare i muffin, ho già testato, funziona divinamente. Se vi piace potete anche aggiungere all'impasto le gocce di cioccolato. Insomma, come vedete, è davvero un impasto base, semplicissimo da fare ed estremamente versatile. Per il resto invece buon divertimento e tanta creatività e anche un po' di golosità. Grazie.